Buongiorno amici lontani e vicini, siamo in una delle nostre tante redazioni decentrate al Moby Dick di Lipari. Con noi Giulia, che è l'autostoppista più famosa d'Europa. Ha iniziato a girare chiedendo l'autostop l'Europa ed è arrivata anche a Lipari. Giulia è tedesca, per cui per questa intervista ringraziamo per la collaborazione Leolian tedesco-svizzero Michele Cappelli. E allora Giulia, raccontaci questa tua esperienza e quindi quando è iniziata. Tu mi stai erzählen, wann das angefangen hat. Wann ich los bin? Ja. Vor mehr als 3,5 Jahren. Ja, dann in Mezzofa. Bin ich in Hannover gestartet, ja. È partita di Hannover. Che è la sua città dove sì, vive. Dann Geburtsort. Ecco, come è nata questa decisione di iniziare questo viaggio chiedendo l'autostop, che non è cosa insomma facile. Wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Also ich habe meine Ausbildung gemacht zur Bäckerin. Diese Reise, die ich mache, ist eine ganz alte Tradition für Handwerker allgemein, also Bäcker, Zimmerer, Tischler, und man reist durch die Welt, um Neues zu lernen. Ich wollte das eben. Lei ha fatto il suo l'apprendistato di panettiere e la tradizione vuole che poi fai un paio di anni, vai, cammini in giro per tutta l'Europa, trovi un posto di lavoro, lavori un pochettino, te ne vai, che parti senza soldi e torni senza soldi, che sopravvivi. Quindi lei ha iniziato facendo la panettiera e ha voluto fare questa esperienza anche per poter lavorare nelle panetterie, sì, in giro per l'Europa. Per imparare cose di più, altre in giro per l'Europa, imparare altre cose. E allora, è partita da Hannover, qual è stato il giro che ha fatto? Quali le città che ha toccato in questo arco di tempo? Wo bist du gestartet bis von Hannover? Wohin bist du gegangen? Das erste Mal, das zweite, dritte? Also ich bin von Hannover in Deutschland herumgereist, in vielen Regionen. Dann war ich in der Schweiz, in Österreich, Dänemark, Irland, Island, Spanien, Portugal. Ja. Tutte queste nazioni che ha detto, ha fatto tutti questi giri. E poi è arrivata in Svizzera, a San Gallo, dove ha conosciuto l'Eolian elvetico Pietro Cappelli, che è una delle panetterie più famose della Svizzera, fra l'altro il famoso panettone che ha avuto il riconoscimento di essere il più buono della Svizzera, e lì lei ha anche lavorato. Sì, ha fatto un po'. Wie lange warst du da? 3 Wochen. 3 settimane. Mm. 3 settimane. Com'è stata l'esperienza in Svizzera con Pietro? Wie war das mit Pietro? War schön? Ja, war schön, war interessant, war was ganz anderes, als ich davor je gemacht habe. Also italienische Spezialitäten und auch Schweizer Spezialitäten. Panettone, viel Panettone und... Very good Panettone. Sehr gut. Ja. Anche la panetteria, il pane è pure buono. Sport ist das auch gut. Das Brot, ja. Auch die anderen Sachen, ja. Und Nakatole macht ja auch. Ecco, fra tutti, voglio dire, i tipi di pane che ha potuto gustare durante questo lunghissimo viaggio, che si trascina, come è stato detto, da 3 anni e mezzo, il pane di Pietro come lo classifica? Wie sagst du, wie gut ist das Brot von Pietro? Wie ist gut? Wie viel qualitativ, wie sagst du, von 100 auf 1? Schwer zu sagen. Also, das ist eine Geschmackssache immer. C'è per esempio un tipo di pane che lo ha preferito in questo tour? Hat irgendwo anderes Brot, wo du besser gerne hast oder weniger gerne hast? Der Pietro macht ja nicht so viele Qualitäten vom Brot.
Er macht ja spezielle Sachen, ne? Also bei uns in Deutschland gibt es halt ganz anderes Brot, als er macht und als es sonst in der Schweiz oder in Italien vielleicht gibt. Also die Panettone war für mich eigentlich das, weshalb ich da gearbeitet habe. Come pane in Svizzera è totalmente diverso che nel nord della Germania, è tutto un altro tipo di pane, più scuro, più... Allora, per lei era più importante i panettoni. Ah, ecco, è stato Pietro che immagino che aveva già l'idea di visitare l'Italia, ma di farla venire proprio a Lipari, è stata Pietro che l'ha consigliata? Ma da si deve un Pietro io nach Lipari zu kommen und da sto io e oder du wolltest einfach so. Nee, das war jetzt Zufall eigentlich, dass ich hier gelandet bin. Wir sind per Anhalter Richtung Süden gereist und wollten halt in die Sonne. In Deutschland ist gerade Schnee und Winter, ganz kalt. Deswegen wollten wir nochmal ins Warme und sind ja einfach Richtung Süden und sind ja in Sizilien gelandet. Und dann habe ich Pietro gefragt, ob er weiß, wo wir unterkommen können vielleicht. Und dann hat er eben gesagt, ja, meine Mutter lebt auf Lipari. Das ist die einzige Adresse, die ich habe. Und es ist ja auch spannend, seine Heimat oder die Heimat von der Familie kennenzulernen, wo man dann gearbeitet hat vorher. È stato più un caso, perché lei è partita poi di là per partire verso il sud, fare tutta l'Italia, è arrivato verso qua la Sicilia, ha telefonato a lui e dice dove potrei andare qua in Sicilia, ha detto allora vai a Lipari a vedere qualche giorno. È venuto pure a Pirrera, è venuta pure a Pirrera. Sì, è venuta a Pirrera pure. E quanto ci ha impiegato per arrivare alle Eolie una volta che è partita dalla Svizzera? Wie lange hast du gebraucht von der Schweiz bis nach Lipari? Na, wir waren ungefähr eine Woche. Und, e cosa ha visitato prima di venire qui dall'Italia? Wo warst du so? Wo wir waren? Von der Schweiz nach Italien, also hier runter. Wir sind dann auf der Seite von Rom runtergereist. Also, Roma, so ja, denn auch von, durch die Alpen, Bozen und dann weiter runter die Küste entlang. Ecco, quali sono state le difficoltà di questa esperienza? Perché immagino che ne avrà avute di difficoltà, sia perché non tutti erano disponibili a concedere un passaggio. Ricordiamo che con lei c'è anche il fidanzato Jonathan. E poi insomma anche per gli alloggi, per l'attività che doveva cercare, insomma per vivere decentemente. Wo sind die Schwierigkeiten dafür, dass er... Ma per il momento, aspetta, per il momento però sarebbe è che ancora è nell'inizio in Italia. No, 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 parlo in generale, da quando è partita da Hannover. Ah. Si è avuto delle difficoltà o se tutto è filato liscio? Ging alles immer schön gerade oder hat es Schwierigkeiten gegeben? Auf der Reise insgesamt? Ja. Na, es geht nicht immer alles gut. Also man erlebt auch mal schlechte Momente, man findet mal keinen Schlafplatz, man wartet mal 3 oder 5 Stunden, bis einen jemand mitnimmt per Anhalter. Oder ja, man hat halt irgendwie schlechtes Wetter, steht draußen, wird nass, aber... Insgesamt ist es schon viel mehr Gutes, was passiert, als Schlechtes. Ci sono sempre quei problemi che aspetti sotto l'acqua, qualcuno ti porta via all'autostop, così. E nel tutto abbastanza buono è andato, ma ci vuole il suo tempo. Dei posti che ha visitato, quali più belli? Was war bis jetzt das Schönste, was du gesehen hast? Ich habe viele schöne Sachen gesehen. Es ist immer schwer zu sagen, das war das Schönste, weil in 3,5 Jahren so viel passiert und man so viel Unterschiedliches sieht. Und alles hat so sein Schönes. Aber was für mich ein ganz beeindruckendes Erlebnis war, war auf Island zu reisen, weil das schon immer ein Traum von mir war. I posti sono tutti bellissimi, che ogni cosa è. Per lei poi la cosa più bella che può fare è che gli viene poi va in Islanda, che deve andare. Ma tutti i posti sono belli. E le Eolie, Lipari? Le Eolie ha visto solo Lipari, no? Le Eolie hast du nur Lipari gesehen? Ja, jetzt, ja.
Piaciuta? Sì. Mi gefällt? Ja, es ist spannend, toll. Wir haben viel Ausflüge gemacht hier, sind da einmal um die Insel eigentlich gelaufen und ein bisschen mit dem Bus gefahren. Und da ist eine spannende Landschaft mit den Vulkanen und so weiter. Ja. È bello, ce l'ho fatto più della metà a piedi, un po' col bus e cammina facile. Bene, e quindi dopo le Eolie la prossima tappa sarà l'Islanda e concluderà questo viaggio o ci sono altre tappe? Nach Eolien gehst du nach Island und dann ist fertig oder? Ah, là è stata in Islanda. E quindi wohin dove andrà? Dove andrà? Von hier weg. Von hier aus gehen wir wieder nach Sizilien, wollen noch ein bisschen auf Sizilien rumreisen und dann wieder nach Deutschland. Il giro della Sicilia e poi di nuovo in Germania. E conclude il viaggio. Un tan ist fertig. In sommer ist fertig. In estate finisce. E l'ultima cosa, il suo sogno qual è? Quello di fare la panettiera e di avere una panetteria tutta sua? Was ist dein Wunsch, dass du Bäckerin wirst, eine Bäckerei machst oder irgendwas anderes? Ja, bis jetzt ist es immer noch das, was ich gerne machen würde. Eine eigene Bäckerei mit Spezialitäten, kleines Café vielleicht irgendwo. Vorrebbe farsi un piccolo panificio, un piccolo caffettino e specialità. Ad Hannover, ovviamente. In Hannover. Nicht in Hannover, aber Norddeutschland irgendwo, ja. Ad Hannover. Al nord della Germania. Bene, e allora a questo punto, prima di concludere, io saluterei. Ne approfitto per salutare Pietro, in Svizzera, fra l'altro è arrivata anche la mamma di Pietro, la signora, e quindi facciamo salutare sia a Giulia, a Pietro, perché se facciamo questa intervista è grazie a Pietro che ci ha segnalato la presenza di Giulia qui sulla nostra isola. È arrivato anche Massimo, è arrivato anche il fidanzato, se la signora si avvicina facciamo salutare pure la signora. E allora facciamo salutare a Pietro e Giulia e soprattutto anche ai suoi familiari, perché poi può dire che è sul notiziario, quindi nel pomeriggio già sarà visibile su internet e quindi può far vedere questa sua intervista anche ai familiari ad Hannover. Diglielo. Kannst du sagst auch die Grüße deiner Familie angereiten, der wird es dahin schicken auch über internet. Ja. A Pietro, pure a Pietro. Und an Pietro, grüße. Anche Jonathan. Jonathan, avvicina. Avvicinare Jonathan. Ach so, wir sollen Grüße sagen. Nein, ist er nicht hier. Was? Er kann schon drauf sein. Wenn er möchte. Ah. Hallo. Hallo. Ich saluto di Giulia. Aha, Pietro, okay. Aha, okay. Ja, viele Grüße aus Liebparis. Schön, dass wir hier sein können. Vielen Dank für diese tollen Erfahrungen. Okay, saluta Michele anche a tu, a Pietro e abbiamo completato. Viele Grüße, alles Gute für alle. Bene, abbiamo completato. Ringraziamo Giulia, anche Jonathan e soprattutto Michele, che è stato così cortese a fare l'interprete. Grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi, arrivederci. È arrivata anche la signora Giovanna, la mamma di Pietro. E allora, signora Giovanna, a Pietro lo dobbiamo salutare. Facciamo questo filo diretto, Eolie e Svizzera. Pronto, Pietro, che come stai? Telefona. Ha portato Giulia a Lipari. Sì, Giulia si chiama, sì. Giulia Pirrera, sì, che sì, gli ha fatto gustare a Giulia. Aspetta che... un antipasto prima e poi che abbiamo fatto? Ah, il pesce spada ha fatto. Bella trovata. Sicciolato. Sì, le piace. Ormai l'occasione per i grandi saluti, c'è anche Natalie della Bielorussia. Salutiamo a casa i parenti. Sì, salutiamo. Figlio, mio amore figlio, nipote. Bene, bene. Tutti felici e contenti, abbiamo completato. Arrivederci.